se lei me lo consente, io vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, perché lei ha detto in uno degli interventi precedenti che le banche fanno propaganda sulla trasparenza. In realtà le banche ormai da circa un annetto, chi più chi meno, ma le banche che abbiamo qua oggi sono in testa alla classifica, quindi sicuramente hanno approfittato di questo trend, di questa moda, si stanno occupando anche pubblicità, oppure come ha detto lei, propaganda, secondo me giustamente, sulla sostenibilità, vale a dire su quello che si chiama in gergo ESG, l'ambiente, il social e la governance. Ora, se è molto intuitivo, se è molto chiaro capire che cosa vuol dire sostenibilità dal punto di vista dell'ambiente, vale a dire non fare male al pianeta, non danneggiare il pianeta, traslando questo concetto sul sociale, potremmo dire che ESG vuol dire non fare dei danni ai dipendenti. Allora io vorrei chiedere a voi che siete i responsabili delle relazioni sindacali e poi per ultimo a Sileone che tirerà le fila, ma da quando c'è stata questa svolta, la chiamo ESG, ok, sostenibile, per voi che cos'è cambiato? Cioè, quale campanello è scattato? Quali comportamenti sono stati modificati o vi hanno chiesto di modificare nei confronti del sociale? E quando riferisco a sociale mi riferisco ai dipendenti.